Bergamo presenta ufficialmente la sua corsa verso il 2019. Il dossier di candidatura a capitale europea della cultura è stato consegnato dall'assessore Claudia Sartirani giovedì presso la sede del Ministero dei Beni Culturali a Roma. Poco prima delle 17 il documento ha ottenuto il timbro di ricevuta e così le carte bergamasche ora potranno essere svelate. Il piano a livello economico ruota attorno ai 134 milioni di euro, una cifra astronomica che comprende infrastrutture, opere culturali e costi vari, che per il 25% dovrebbero essere coperti da privati e sponsor. In totale sono 67 i progetti messi al vaglio della Commissione. 33 sono mostre, mentre i restanti sono opere in carne ed ossa, come ad esempio la risalita in Città Alta, il restauro del Teatro Donizetti o la ristrutturazione del Castello di San Vigilio. Interventi realizzabili con un occhio di riguardo al bilancio di Palazzo Frizzoni, con la promessa che se Bergamo vincesse la sfida, il budget per la cultura verrà incrementato a 15 milioni rispetto ai 10 attuali. Tra le opere inedite spicca la ristrutturazione del Museo Donizettiano di Via Arena, che verrà trasformato in una struttura multimediale dedicata alla musica. Ospiterà lezioni, corsi, masterclasses, ma anche sale di registrazione. I prodotti poi verranno trasferiti in una sorta di culla, di incubatore di attività che permetterà l'avvio di nuove imprese nel campo multimediale. Per promuovere al meglio il lavoro di Bergamo sono state scelte due sedi per l'Ambasciata della Cultura, una in Città Alta, Palazzo Suardi, e una nel cuore della città, l'Urban Center. Per tutte le informazioni legate alla candidatura è possibile consultare il sito internet www.bergamo2019.eu.